Wahey coach, ben ritrovati alla vostra Enric 91 su Nazma 11-3 Lampo Folgorante. Oggi continuiamo l'avventura per perfezionare le nostre nuove tecniche e poi andremo ad affrontare la Fire Dragon per la qualificazione a 100% che ci porterà direttamente in volo nell'isola di Liyokot. Allora, che dici di andare ad allenarci? Buona fortuna a tutti! Bene, sono molto entusiasta per questa nuova avventura. Vediamo un po'. Dunque, Sean e Thor. Era davvero bella come tecnica, l'ho perfezionata proprio al massimo. L'ho di nuovo mancata, mi dispiace Thor. Se continuo così non ti sarò di grande aiuto. Sean, non essere così duro con te stesso. Abbiamo appena cominciato. Forza, riprendiamo l'allenamento. Yeah! Mamma mia, che botta! Jack, fratello, non starti nell'impalato! Stiamo cercando di segnare, capito? Cerca di concentrarti! Nel concentrarmi? Sei tu che mi hai spaventato! Avanti, amico, proviamo un'altra volta! Bravo, Archer! Austin? Ma dove è finito Axel? È già andato via! Ha detto che aveva qualcosa da fare! Ah, sì? Peccato, ho avuto un'ottima idea e volevo parlargliene. Un'ottima idea, dici? Di che si tratta? È una serata tra me e Axel. Ecco che arriva il pallone, prendi! Yeah, bel tiro. Tutti stanno lavorando molto duramente, ma è normale che sia così. Dopotutto, se vinciamo questa partita entreremo nella fase finale. Già, dovremmo affrontare la Corea, giusto? Esatto, la squadra conosciuta anche col nome di Fire Dragon. Sono loro i favoriti, nell'ultima partita hanno sconfitto l'Arabia Saudita con un sonoro 4-0. Saudi Arabia ha perso, mio Dio. Sono davvero forti. Hanno segnato 4 volte contro l'Arabia Saudita? Allora devono essere davvero forti. La bravura dei sauditi è rinomata. Non proprio, a meno che non sono diventati più forti negli ultimi anni. Ho ancora un gioco di calcio del 98, mi sembra dei mondiali del 98. E l'Arabia Saudita è tra le squadre peggiori possibili e immaginabili. Non importa quanto siano forti, ma che gli altri possono farcela, ne sono sicura. Travis è convinto, ma non del tutto. Che succede? Bravi ragazzi, giocate così anche contro la Corea e vincere il girone asiatico sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua? No, diciamo un bicchiere di vodka. Pensi davvero di poter vincere? Certo che lo penso, mister! Allora la partita contro la Japan non ti ha insegnato niente, Ivans? Che doveva insegnarmi? Giocando così non avrete nessuna possibilità di vittoria. Nessuna. Anzi, sarà meglio approfittare della prossima partita, perché è probabile che sia l'ultima. Ma, mister! Rompete le righe, ragazzi! L'allenamento di oggi è terminato. Ma... è strano, Travis, eh? Ma strano forte. Finalmente ora di mangiare, sto svenendo dalla fame. Allora farebbe bene a mangiare in abbondanza, Jack. Avrai bisogno di tutte le tue forze per l'allenamento di domani. Credo di aver appena perso l'appetito. Ha detto che non abbiamo possibilità. Perché? Forse il mio pugno di giustizia non è sufficiente? Cosa avrà voluto dire? Magari si tratta proprio del pugno di giustizia? Forse dovrei imparare una nuova tecnica? Cos'altro se no? Ah, non so cosa pensare, non lo capisco! Mi resta che una sola cosa da fare, andare alla torre ad allenarmi, solo così potrò schiarirmi le idee. Oh, bene! Finalmente possiamo accedere alla torre in Azuma. Grande. Papà, cosa volevi dire quando hai detto a Mark che la squadra non ha nessuna possibilità di vincere? Esattamente quello che ho detto. Con il loro attuale livello di gioco non hanno nessuna speranza di qualificarsi per la fase finale. Allora, per favore, dimmi, cosa devono fare? Non sopporto di vedere Mark così abbattuto. Devo fare qualcosa.
Dopotutto sono la manager della squadra, no? Questa volta non potrei essere di nessun aiuto a Mark. Com'è cattivo! Lei è una persona molto cattiva, Travis. Oh, Mark. Ok che uno deve arrivarci da solo, però... un piccolo aiuto, Travis, eh? E Axel Blaze lascia temporaneamente la squadra, ma perché? Eccoci qua, Torre Inazuma. Oh, che bel posto. Non c'è un punto di allenamento qui. Nel 2 c'era. Nel 3 no. L'albero è stato leggermente spostato, eh? Ma proprio poco poco. Ok, attenzione, altro oggetto, ragazzi. Io vado matto per gli oggetti da trovare. Velo di fuoco, grande. Già aperto? Ok che da secondo Inazuma rimane aperto, però così me lo dici, brutalmente in faccia me lo dici? Guanti del ricordo, qui riteniamo, beh. Attenzione, arco e freccia, attenzione. Sì ragazzi, arco e freccia mi piace. Guanti del ricordo, no, guanti farm sono più forti che ho. Bene, allora diamole a Mark subito. Non penso che terrà da re in squadra. O meglio, dovremo tenerle in squadra per fargli imparare la mano... La parata insuperabile, non so... Sarebbe la mano di Satana, ma non so in italiano... Ma parata di forza? Parata insuperabile? Axel? Come sarebbe a dire qui, Axel? Pensavo fosse dell'ospedale da Giulia. Axel, anche tu qui! Oh, Mark, sei tu? Non avevi qualcosa da fare? È già finito? Eh? Ah, sì, credo. Ok. Ascolta, Axel. Se tu dovessi immaginare una tecnica così efficace da superare persino il pugno di giustizia, a cosa penseresti? Alle altre tre vi si è detto che non abbiamo possibilità di qualificarci per la fase finale. Ha detto così, eh? Sì. Quindi sono venuto qui per scogitare una tecnica migliore del pugno di giustizia e fargli cambiare idea. Voglio dire, ho promesso a tutti che saremmo arrivati a vincere la finale dell'FFI, ma diventando campione del mondo. Sì, l'ha promesso. Axel, anche tu sei venuto qui per allenarti, giusto? Allora alleniamoci insieme, ci farà bene. Dici? Che ti prende, Axel? Non riesci a controllare il pallone? Scusa. Mark, attento al lago! Mark! Già, è ciù, sì. Perdonami, Mark, è stata colpa mia. Ma è lui che si è lanciato a prendere la palla! Non preoccuparti, hai visto? Hai visto la mia parata? La palla stava letteralmente brillando. Ho bloccato la palla dall'alto, come se volessi colpirla con un martello. Me la ricordo. Proprio ieri sera stavo pensando alla prossima parata di Mark, quale sarà? È una tecnica bellissima, una delle mie preferite di parata. Che sensazione incredibile, dovresti provarla anche tu. Interessante. Con il pugno di giustizia respingi il pallone colpendolo frontalmente, giusto? Forse hai trovato come perfezionarlo. Può darsi. Forza, proviamo di nuovo. Ciao! Mark, stai bene? Non credo. Forse è un raffreddore. Ah, Mark, eccoti qui! Oh, sei qui anche tu, Axel. Ciao! Austin, che succede? Ciao! E basta. Caspita, sei bagnato fradicio, ti sei fatto nuotata nel lago o cosa? Sì, mi è furiosa perché sono andato via senza mangiare, senza dire niente. Oh, no, mi è proprio passato di mente, vado subito da lei. Ci penso io, Mark. Tu pensi andare a casa a cambiarti i vestiti bagnati. Hai ragione, ci vado subito. All'improvviso sento un gran freddo. Ci vediamo. E vabbè, Mark, se ti butti in acqua... Oh, Axel, volevo giusto parlare con te. Ti andrebbe di provare una tecnica speciale con me? Ho pensato che potremmo lavorare a una combinazione tra il ruggito della tigre e la tormenta di fuoco. Che ne dici? Niente male come idea. Vediamo cosa riusciamo a fare insieme.
Sì, sapevo che avresti accettato. Perfetto, ci vediamo domani all'allenamento. È certo che rimettiamo Axel in squadra. Lo fanno apposta a chiederti se vuoi rimettere in squadra il giocatore per abituarti a farlo quando vorrai cambiare appunto personaggi. Però, a dir la verità, basta una volta, basta due. Mamma, sono a casa per cambiarmi i vestiti. Mark, cosa hai combinato? Guardati, sei tutto bagnato, fila in bagno, subito. Sì signora, per favore potresti mettere i miei vestiti a lavare dalla mia ruota pulita? Grazie mille mamma. In mutande. Siamo arrivati alla partita decisiva del girone asiatico, nonno, non è fantastico? Ora, o si passa o non si passa. Ma il mister dice che non abbiamo nessuna possibilità di entrare nella fase finale se non alziamo il nostro livello di gioco. Così ho pensato che avrei potuto imparare una nuova tecnica per aiutare la squadra. Che ne dici? Pensi che funzionerà? Mark, hai un minuto? È arrivata questa lettera per te. Non c'è emittente, ma... Non dire niente a tua madre, d'accordo, figliolo? Fallo per me. Ehi, ma questa è... Questa scrittura è la stessa degli appunti del nonno. È impossibile che sia proprio lui a scrivermi. In effetti è un po' difficile, eh? Tu che dici, Mark? Oh, nonno. Che tu sia davvero ancora vivo. No. Ma no, non è possibile. Se tu fossi vivo, non ce l'avresti tenuto nascosto, vero? Forse sì, invece. Pensaci bene. Tuo nonno ha un nemico. Un nemico molto potente. Un nemico che fra poco dovrai affrontare, Mark. Devo andare, nonno. Ci vediamo dopo. Nonno. Che stai facendo, Mark? Non startene l'impalato. Ti stanno aspettando a dormitorio per la cena. Eh? Ah, già! Bene, allora ci vediamo! Voglio dire, Mark abita piuttosto vicino alla scuola. Entra uno a scuola in quattro. Voglio dire, Mark abita piuttosto vicino alla scuola. Perché non torna a casa? Ok che sì, stare con altri ragazzi fuori casa per conto proprio vi aiuta a crescere. Però insomma, abiti molto vicino, Toh, saranno due blocchi. Due blocchi, proprio due blocchi di distanza abita. Due blocchi, sì, perché in Giappone non ci sono le vie, ci sono, vanno a blocchi. E quindi, insomma, per trovare una casa quando devono consegnare un pacco è un casino, quindi. Beh, dormitore per cenare. Io ci sarei, Silvia, sei qui tu? Grande, Silvia. Ma dove eri finito? Tutti gli altri hanno già mangiato, suppongo che avrai fame, no? Tutti gli altri no, perché ci sono altri tre con me qua dietro, non so se hai visto. La squadra riprende ad allenarsi seriamente. Beh, certo. Però la cosa bella è che il martello è l'unica tecnica che... L'unica, sì, in teoria è l'unica che Mark perfeziona senza gli appunti del nonno. La crea lui, la crea. La parata suprema, quella finale, no? Che usa alla fine del Football Frontier. Non so se è la sua, non mi ricordo se è la sua o se è gli appunti del nonno. Però staremo a vedere. Oh, ruggito della tigre! Tormenta di fuoco! Wow! State cercando di combinare il ruggito della tigre con la tormenta di fuoco? Sono proprio curioso di vedere il risultato. Ruggito di fuoco? Tormenta della tigre? Ah, suona male. Ma per riuscirci devono sincronizzare le due tecniche alla perfezione. Non è facile. Però ci riescono. Oh sì. Anche questa volta non siamo riusciti. Ma mi sembra che vada già meglio, non credi? No. Stiamo solo perdendo tempo. Eh? Il tuo ruggito della tigre è troppo lento. Io non posso dare forza al tiro se la palla mi arriva a passo di lumaca. Non ho mai visto Axel parlare così prima d'ora.
Negli ultimi tempi sembra sempre nervoso e insoddisfatto. Chissà dove ha la testa. Hai ragione. È irruente come al solito, ma non riesce a concentrarsi. Senti chi parla. Mark, non ti ho visto così distratto. Cos'è successo? Io? Beh, ecco, il fatto è che... Cosa? Una lettera di David Evans? Quel David Evans? Ne conosci altri? Guardate, la stessa scrittura degli appunti del nonno di Mark. Cosa c'è scritto? Ci vediamo sulla vetta del mondo? Pensate che si riferisca alla finale dell'FFI? Che sia in qualche modo impegnato con un'altra squadra del mondiale? Non vorrei rievocare brutti ricordi, ma tuo nonno è mancato molto tempo fa. Come può scriverti una lettera? Non c'è dubbio. Si tratta di un macchinoso complotto ordito dai nostri avversari per creare confusione nella squadra. Mark, sei sicuro di stare bene? Non vorrei rievocare brutti ricordi. Attenzione, perché se tu tuo nonno non l'hai mai conosciuto, non hai un legame affettivo verso di lui. Mark non è che ci è legato particolarmente in modo affettivo, se non tramite il calcio. Io che ho perso i miei due nonni potrebbe rievocarmi brutti ricordi. Il fatto che li ho persi e uno mi viene di... I tuoi nonni sono morti. Allora, quello sì, ma tu che non li hai mai conosciuto, credo sia un po' diverso. Poi, può sempre succedere che non conosci tuo nonno, però magari proprio perché non li hai mai conosciuto, allora ti manca quel legame che magari non ha una persona come me che l'ha conosciuto e l'ha persi. Staremo a vedere poi. Una lettera del nonno di Mark. Che c'è, Fuyuppe? Fuyuppe, mi viene da chiamarla Fuyuppe, non riesco a chiamarla Cammy. È più forte di me. Gulp? Cosa Gulp? Mark, questa scrittura io l'ho già vista da qualche parte. Che succede, Cancan? Ti senti bene? Sembra che tu abbia appena visto un fantasma. Forse siamo tutti un po' stanchi. Mark, facciamo una pausa. Sì, Mark, potremmo mostrare questa lettera al dottore Hillman. Ottima idea, Jude. Lui saprà sicuramente cosa fare. Ci allontaneremo per un po', va bene? Tu cerca di riposarti, Cancan. Cos'è? Resident Evil? Sì, perché la musichetta è particolare. David Evans. Perché questo nome mi mette così in agitazione? Lei ha conosciuto David, ma quando? Quando è successo? Boh, andiamo un po' in centro per parlare con l'allenatore Hillman al ristorante di ramen, va. Eccoci qua. Oi. Allenatore Hillman, potrebbe dare un'occhiata a questa lettera per noi? Non può essere. Questa scrittura. Mark, non volevo essere io a dirtelo, però... Cosa? Dirmi cosa, mio nonno è ancora vivo? Me lo dica, mister! Non possiamo esserne sicuri, ma gira voce che sia stato visto un uomo che somiglia in modo sorprendente a David Evans. Davvero? Cosa sta cercando di dirmi? Possiamo solo aver pazienza e aspettare. Per il momento abbiamo altre priorità. L'ultima partita del girone, per esempio. Un uomo che somiglia a David Evans. Abbiamo questa foto di 40 anni fa di David Evans. Sicuramente non sarà cambiato per nulla nel corso di 40 anni. No, proprio per nulla. Pronto? Oh, salve Silvia. Mark e gli altri? Sì, sono qui. Che succede? Come? Oh, povera figliola. Si riferirò, arrivederci. Mark, Silvia e gli altri hanno dovuto portare Camelia in ospedale. A quanto pare le faranno degli esami per verificare che sia tutto a posto, ma resterà lì per un po' di tempo. Che cosa? Cancan sta male? Dobbiamo andare a trovarla! Che sta succedendo? Nonno, sei veramente lì, da qualche parte nel mondo, a vegliare su di me. Se è vero, allora devi aspettarmi. Vinceremo il girone di qualificazione e arriveremo alla fase finale. Ci vedremo lì, te lo prometto! Vai a trovare Cammy in ospedale.
E vabbè. Oh, siete tutti qui, molto gentili da parte vostra. Stanno effettuando alcuni esami. Potrebbe volerci un po' di tempo. Davvero, ma sta bene? Ah, ecco, c'è anche Axel. Beh, dottor Blaze, allora io vado. Axel? Perché sei vestito così? Stai di nuovo sprecando il tuo tempo con quello stupido gioco, non è così? Dottor Blaze, un paziente ha chiesto di lei. Grazie, infermiera. Ok. Axel, quello era tuo padre? Sì. Quando ha detto quello stupido gioco, si riferiva al calcio? Non gli piace lo sport? Sapete, guardare lo sport è un po' come guardare i video su YouTube degli altri che giocano ai videogiochi. È la stessa cosa. Senza offesa, Austin, ma non sono affari tuoi. Sì che lo sono! Ti stai comportando in maniera davvero strana negli ultimi tempi. Non riesci a trovare la giusta concentrazione nell'allenamento e questo ci impedisce di eseguire la nostra tecnica speciale. Austin, basta! Insomma, stai esagerando. Axel, ci stai nascondendo qualcosa? Sì. Il problema è proprio il calcio. Se mi sto sbagliando ti chiedo scusa, ma qualcosa mi dice che ho ragione. Non avrai mica intenzione di lasciarci come hai già fatto una volta, vero? Perdonami, non fare caso a quello che ho detto. Mark, ho bisogno di parlarti in privato. Ora ci spiega qual è il vero motivo per cui il padre odia il calcio. E giustamente, ha anche ragione, purtroppo la psiche umana reagisce in certi modi. Cosa? Vuoi lasciare il calcio? Dopo la nostra prossima partita smetterò di giocare a calcio. Partirò per la Germania e diventerò un dottore. Per la Germania? Axel, non puoi farlo! Perché? Perché vuoi lasciare il calcio? È già da un po' di tempo che mio padre mi assilla. Insiste nel dire che devo rinunciare al calcio e concentrarmi sullo studio. Allora? Quando intendi farlo? Quando intendo fare cosa? Pianta di farmi perdere tempo, sai a cosa mi riferisco? Quando intendi dire ai tuoi amici che non giocherai più a calcio? Io sono un dottore. Salvo la vita delle persone ogni giorno, il mio lavoro è importante. Anche il calcio lo è. Permette alla gente, tutto il mondo, di sognare. E quale sarebbe il beneficio che ne deriva? I sogni possono forse salvare la vita di una persona morente? Forse darà qualche speranza passeggera. Ma riesce a curare le persone malate? Tutto sommato, è solo un gioco. Non dà nessun aiuto in realtà. La cosa migliore che puoi fare è rinunciare a questa sciocchezza del calcio e seguire le mie orme nel campo della medicina. E se rifiutassi? Non puoi. Non te lo permetterò. Anche i mister sono al corrente della situazione. Mio padre li ha già avvisati. Ma Axel, tu cosa ne pensi? Cosa vuoi fare? La tua opinione dovrà pur contare qualcosa. Che ne è del tuo sogno di vincere i mondiali? Non volevi giocare il miglior calcio che si fosse mai visto? Mark, io vorrei. E come se lo vorrei, ma mi dispiace. Axel. Perdonami, giovanotto, sbaglio? O tu sei il capitano Mark Evans? Sono la governante della famiglia Blaze, mi chiamo Tidy. Tidy? Tidy. Ah, una volta il dottor Blaze andava a vedere tutte le partite del giovane Axel. Lui e sua moglie, riposi in pace, erano così felici di avere un figlio con un talento così prodigioso. Ma un giorno lei venne a mancare, ecco, da quel momento il dottore è cambiato. E poi anche la piccola Giulia ha avuto un incidente, proprio mentre stava andando a vedere una partita. E fu così che... Il dottor Blaze non ce l'ha con Axel, mio caro, è solo il calcio che... No.
ma non può proibirgli di giocare a calcio solo perché è uno sport che lui disprezza. Non è giusto. Devo fare qualcosa. Oh no, cosa ho combinato, capitano Evans? Signorina, o signora, lei l'ha combinata grossa. Mark? Mi scusi, lei è padre di Axel, vero? Mi chiamo Mark Evans, io e Axel giochiamo insieme. La prego, non la privi della cosa che ama di più al mondo. Lui ama così tanto il calcio. Già una volta è stato a un passo da ritirarsi. Mi sentivo responsabile per l'incidente di Giulia. Mi dispiace, io non gioco più a calcio. Addio Mark, grazie di tutto. Ora si è lasciato finalmente tutto alle spalle e ha ricominciato a giocare con entusiasmo. La imploro, non gli faccia rivivere questo incubo. Non lo obbliga ad abbandonare il calcio un'altra volta. Perché si ostina a non rispondermi? Axel, ti aiuterò a superare questo momento e insieme conquisteremo il mondo, promesso. Oh, Axel! Mark ha chiamato mio padre. Vuole che ti presenti subito di fronte alla palestra della Raymond per l'allenamento. Ok. Grazie, Cam Cam. E dimmi, come ti senti? Oh, sto bene, grazie. Bene. E ora tornerò ad allenarsi. Dobbiamo impegnarci al massimo per vincere questa partita e accedere alla fase finale. Erano venuti per trovare Cammy e hanno fatto tutt'altro. Oh, Mark. Come sei forte e coraggioso. Va bene. Vai alla palestra della Raimon per allenarsi. Alla palestra della Raimon! Oh! Questo allenamento è bello. Pronti? Dopo un paio di sfide era ora. È già poltiglia, fanghiglia, come la volete chiamare. Accipicchi, guarda tutto quel fango! Questo è un pantano, non è un campo di calcio. Mi chiedo cosa significhi. Ascoltate, nei prossimi 3 giorni fino alla partita vi allenerete su questo campo di fango. Cosa? Ma perché, allenatore Travis? Perché dovremmo allenarci in una pozza di fango? Già, non dovremmo mettere a punto le nuove tecniche speciali? La nostra è quasi pronta. Non avete bisogno di tecniche speciali, sono io a dirvi quello che dovete o non dovete fare. Mio Dio, scusi? Wow. Vuole davvero farci giocare qui? Sembra le tavaglie. Axel? Si sta esercitando nel dribbling e uscirà pieno di fango. E quello è appunto. Axel. Che cosa sta facendo? Axel sta passando un periodo nero e rischia di dover rinunciare al calcio. Ce la sta mettendo tutta per farci qualificare alla fase finale e io invece... Nooo! Ah, ehi, scemo, mi ha schizzato del fango in bocca! parlaci con la bocca piena di fango. A me, Axel! Axel, riesco a sentire quanto ti sei elettrizzato dall'idea di giocare contro la Corea. Riesco a sentire la tua passione per il calcio. Beh, non abbiamo altra scelta. Forza, buttiamoci dentro, ragazzi! Sembra che si stiano impegnando al massimo in questo allenamento nel fango. Oh, oh, oh. Oh, in queste condizioni anche un semplice dribbling diventa complicato. Jack, che cosa ti avevo detto? Devi passare la palla anche con il corpo. Così non cadi con la faccia nel fango. Su! Ah, stanno allenando della loro tecnica speciale. Oh, sì, ora mi ricordo! Bella. Mi chiedo davvero quali siano i benefici di questo allenamento. Piano piano mi riviene in mente tutto. Forza, Archer, la temperatura è perfetta, amico! La temperatura? Ho i miei dubbi. Occhio!
Tu, piccolo, me la pagherai. Ah, il vecchio campo di fango, eh? Un classico. Salva il allenatore Hillman. Oggi non ti alleni, Caleb? Non ho bisogno di agitarmi nella melma come un imbecille. So esattamente a cosa mira il mister con questo allenamento. Mi diverte più a guardare questi babè che si gestano il fango addosso. Parla con si... La grinta? O il fisico? Il fisico, eh. È finito per oggi, Mark? Direi di sì, Silvia. Guardati, sei pieno di fango, fatti adoce e poi torna per la cena. Nei 3 giorni precedenti alla partita ci siamo allenati duramente nel fango. Abbiamo anche lavorato sulle nuove tecniche speciali. Guarda lì, Kevin! Sanford! Le Caleb si allena per conto suo. Tutti quanti i nostri compagni ci sono. È vero, il mister ci ha detto di lasciar perdere le nuove tecniche speciali, ma sono troppo curioso di provarle. Sono d'accordo, forza, proviamole, Sean. Oggi sarà il nostro giorno fortunato, me lo sento. Oi, Jack! Ehi, amico! Jack, forza, dobbiamo andarci dentro! Lasciami in pace! Bah, non ho bisogno dell'aiuto di altri per perfezionare una tecnica, me la caverò da solo. Quanto sbagli, Caleb. Anche Axel sta dando il massimo per seguire la nuova tecnica speciale e venire a patti con se stesso. Wow! Attenzione! Hai visto, Axel? Siamo in perfetta sincronia! Possiamo farcela, Axel! La miglior tecnica della storia sta per vedere la luce! Io amo il calcio. È la mia passione. Axel, che cosa ti succede? Su con il morale, ce l'abbiamo quasi fatta! Che cosa stiamo aspettando? Mettiamo a punto questa tecnica! Sì! Anch'io ce la stavo mettendo tutta, cercando di sviluppare una tecnica ancora più potente dei pugni di giustizia. Ognuno di noi a modo suo sta facendo il suo meglio con un unico obiettivo, classificarsi per la fase finale. Non ha senso, mister. Finch? Archer, capo. Ce l'hai fatta, Jordan! La tua nuova tecnica è pronta, finalmente! Sai che ti dico? Forse hai ragione. La cometa astrale si è finalmente evoluta nella potentissima barriera astrale. La barriera astrale. Ce l'hai fatta. Ti sei finalmente liberato dell'oppressione dell'Alius Academy. Sì, sembra proprio di sì. Volevamo conquistare il mondo intero e ognuno di noi stava lottando tenacemente per avere questa opportunità. Papà, voglio che tu venga a vedermi la prossima partita, visto che sarà l'ultima. Vediamo se riesco a trovare il tempo. Finalmente è il giorno della partita. Bene, Cuggi, anche per oggi il video termina qui. Questa volta il capitolo sarà in 3 parti, perché è davvero lungo. Ho registrato questo capitolo per 2 ore di fila. È davvero, davvero lungo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio. E in descrizione sempre i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!